Bentornati a un nuovo appuntamento con TG Daily. Andiamo a vedere insieme le pagine del nostro quotidiano digitale inviato ogni sera ai nostri abbonati alle ore 18:30. E partiamo dalla copertina di oggi. Oggi una giornata di cortei e manifestazioni per in particolare Moussa Diarra. Circa 3.000 le persone che hanno manifestato in centro a Verona per ricordare appunto Moussa Diarra, il 26enne rimasto ucciso in stazione domenica scorsa. Dopo alcuni tafferugli in zona tribunale, il corteo è arrivato davanti alla questura per un sit-in pacifico. La manifestazione si è poi conclusa in stazione a Porta Nuova. E un'altra manifestazione, questa volta però a sostegno delle forze dell'ordine, sempre in stazione questa mattina, sabato, con il presidio della Lega. Difendiamo la nostra città. Presenti in stazione a Porta Nuova anche l'eurodeputato Paolo Borchia e il capogruppo in comune Nicolò Zavarise, che hanno puntato il dito appunto contro l'amministrazione Tommasi. Andiamo avanti con la cronaca nazionale. Processo Turetta all'avvocato, l'ergastolo è una possibilità. L'avvocato di Filippo Turetta al termine dell'udienza di ieri ha detto di prevedere una pena della giusta severità per l'omicidio di Giulia Cecchettin. E poi ci spostiamo in Val Camonica, appunto in provincia di Bergamo, dove una 19enne è stata accoltellata in casa, fermato un amico. Sara Centelle, che 19 anni, è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino. Le indagini si sono concentrate su un ragazzo, amico della vittima, che avrebbe fatto le prime ammissioni. Torniamo ora nel veronese. Tristi furti nella stessa notte, arrestato un 20enne, il giovane a bordo di una moto ha derubato un ristorante, un ortofrutta e un cittadino tra Pescantina, Peschiera e Garda, inseguito e fermato dai carabinieri, è finito in manette. Ancora cronaca, tenta di imbarcarsi per Londra con un passaporto falso, arrestato un 57enne che giovedì sera alle 19:30 ha tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Londra, esibendo un passaporto coreano, risultato poi contraffatto. E andiamo appunto alla cronaca locale con il presidio della Lega in stazione. Difendiamo la nostra città. Un centinaio di manifestanti della Lega si sono riuniti questa mattina in stazione a Porta Nuova, invocando più sicurezza per i cittadini e puntando il dito contro l'amministrazione Tommasi, come dicevamo in apertura. E poi le sfide del sistema sanitario. Oggi la convention di CEMS, di fronte a una platea di oltre 160 collaboratori, si è tenuta la convention CEMS davanti alle sfide del sistema sanitario. Durante il convegno è stato indicato il nuovo percorso e presentati gli investimenti, pari ad oltre 10 milioni di euro. Passiamo ora alla cronaca dei quartieri e mercatini di Natale. Il comune incontra residenti e commercianti. L'obiettivo è presentare e discutere con i cittadini la nuova localizzazione dei mercatini di Natale, che saranno in via Pallone. Durante l'incontro saranno illustrate le motivazioni di questa scelta, i vantaggi per la città e i quartieri coinvolti e tanto altro. Ci spostiamo poi a Porto San Pancrazio, dove è stata già ritirata la metà delle tessere per il cambio di sistema nella raccolta dei rifiuti. All'area Poggi, dove è in corso il ritiro delle schede necessarie per aprire i cassonetti d'accesso controllato, è già stata raggiunta oggi quota 50% di tessere rilasciate rispetto al totale delle utenze. E andiamo in provincia, dove un ennesimo incidente grave è avvenuto nella serata di ieri. Intorno alle 21:30 all'Alpo di Villafranca, in via Termine, un pedone è stato investito. Per cause ancora in corso di accertamento, il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Ancora provincia e ancora furti, questa volta in zona Valpolicella, in manette quattro ladri seriali che sono stati trovati in possesso di refurtiva per oltre 1000 euro. I prodotti erano stati rubati da diversi supermercati della provincia veronese. Ancora provincia, prevenire le infiltrazioni mafiose, un convegno ad Erbè. Lunedì 28 ottobre la Camera di Commercio di Verona e Avviso Pubblico ospiteranno un convegno presso una villa confiscata alla mafia a Erbè, riunendo autorità e imprenditori per discutere strategie contro le infiltrazioni criminali nei settori economici veronesi. E a Grezzana una nuova e ricca stagione per la biblioteca. La giunta ha approvato infatti il nutrito programma delle attività collaterali alla biblioteca comunale previsto per la nuova stagione 2024-2025. Il calendario offre iniziative per tutte le fasce d'età. E andiamo ora ai servizi utili con, come sempre, le previsioni del meteo per Verona e il Veneto nella giornata di domenica 27 ottobre, con i bollettini ARPAV sempre aggiornati, e poi ovviamente il cambio dell'ora. Questa notte infatti torna l'ora solare, bisognerà mettere le lancette indietro di un'ora alle 3 di questa notte e resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo 2025.
Andiamo ora alla sezione dell'economia con il progetto del Moving che prende forma ieri a Verona, esperti e istituzioni internazionali a confronto per la seconda edizione dell'International Conference on Wine Museums. Il convegno è stato un'occasione per fare il punto sul progetto del Moving, il museo del vino. Presentati il concept plan, il piano industriale e un'analisi sull'impatto del progetto a livello locale e regionale. Ancora economia, Asso Holding, convegno a Verona sul passaggio generazionale, giovedì 31 ottobre al Circolo Ufficiali, un incontro in collaborazione con la professionista veronese Daniela Ballarini. Andiamo ora alla pagina dello sport. Il Chievo tenta il sorpasso domani contro il Crema. La squadra di mister Allegretti mira al sorpasso in classifica sulla formazione lombarda avanti di un punto in campionato. La partita valida per l'undicesima giornata di Serie D in programma domani, domenica 27 ottobre alle 14.30. Ancora sport, parliamo di rugby. Le ragazze arrivano a Verona per un evento interregionale nell'ambito del progetto federale No Ragazze No Rugby. Domenica 27 ottobre arriveranno a Verona atlete dal Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Mentre a Cerro andrà in scena il trailer dei Folendari, che appunto si svolgerà questa domenica 27 ottobre, 700 le persone che saranno al via sulle distanze di 15 e 30 km. Andiamo ora alla sezione spettacoli ed eventi, il dramma di Fedra in chiave moderna al Romano, qui la recensione della nostra Alice Martini sul dramma andato in scena l'11 e 12 settembre al Teatro Romano, come penultima produzione dell'estate teatrale veronese. Fedra, appunto, è il dramma di Euripide rivisitato in chiave moderna. E ancora spettacoli, l'associazione Amici del Tesoro festeggia 20 anni con un tributo a Lucio Dalla per sostenere anche la casa di Carlo. L'appuntamento è domenica 27 ottobre alle 20.30 al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto con la band L'Ultima Stella. Ancora spettacoli, il Cardinale De Chiese e la Verona per parlare della fede nell'età moderna, una riflessione spirituale, intellettuale, aperta a tutti per comprendere come la Chiesa possa rispondere ai mutamenti della società contemporanea. Appuntamento il lunedì 28 ottobre con l'intervista al Cardinale Josef De Chiese. E poi qualche suggerimento su come passare la giornata di domenica 27 ottobre in città e in provincia con i suggerimenti della redazione di Verona Network. E andiamo a chiudere con la community e quindi un articolo a firma del nostro Fabio Fabrizi che trovate anche sull'ultimo numero di Pantheon con appunto il tema di Wolverine. Quindi si parla di fumetti, la sua è una storia che arriva fino ai giorni nostri e la scorsa estate ha fatto faville anche al cinema. E questa era l'ultima notizia per oggi, il nostro Daily però prosegue come sempre con la pagina dei nostri cari per ricordare chi ci ha salutato e io vi ricordo che potete continuare a seguirci come sempre sui nostri social, sui nostri siti di informazione e ovviamente al canale 19 del Digitale Terrestre tramite la tecnologia HBBTV. E allora grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento con TG Daily.